Sindaco Giacomo Pascale, per il progetto del rifacimento degli arenili sull'isola di Ischia, un importante balzo in avanti dopo una situazione di stallo affidata alla progettazione. A che punto siamo? Ma soprattutto è realistico pensare al rifacimento delle spiagge a breve termine? No, e innanzitutto deve essere realistico. Noi, quali amministrazioni locali, accedemmo già qualche anno fa al fondo di rotazione istituito dalla Regione Campania per poter appunto affidare la progettazione di un'opera così importante e sperare finalmente di affrontare un problema annoso come quello del depauperamento delle spiagge dell'isola d'Ischia, anche perché noi siamo una località scelta per il mare, ma oggi purtroppo registriamo di anno in anno la perdita dei nostri arenili e quindi non riusciamo a offrire un numero di posti mare adeguato a quella che è la richiesta dell'utenza. La progettazione è stata affidata per intorno al milione di euro, quindi con un ribasso del 49% rispetto alla somma stimata e alla somma per la quale gli enti locali ebbero accesso ai fondi di rotazione. Per quanto riguarda invece la somma prevista per la realizzazione dell'opera, è chiaro che un conteggio puntuale lo si può avere solo a progettazione esecutiva ottenuta, ma inizialmente rispetto a quello che erano, diciamo, un fabbisogno stimato dai singoli comuni per la realizzazione delle singole spiagge o il ripristino delle spiagge depauperate, stavano tra i 40 e i 60 milioni di euro. Io ritengo sia un grande onore essere stato nominato capofila, l'ho rivendicato con orgoglio anche durante il mio primo mandato, quando hanno commissariato il comune durante la campagna elettorale. I tempi quali sono? Sono quelli dettati normalmente da una progettazione, noi potremmo avere le indagini preliminari da qui a 2 mesi, potremmo avere, diciamo, un definitivo entro la primavera o l'altra per convocare poi la conferenza dei servizi e arrivare ad un esecutivo e cantierabile. Ho già provveduto ad informare per le vie brevi la Regione Campania nella persona dell'onorevole Fulvio Bonavita, che ha affiancato questa iniziativa. Il presidente De Luca è ugualmente convinto di poter portare e di dover portare avanti questa opportunità. Io penso che i tempi coincidono anche con una opzione positiva di queste risorse che devono arrivare all'interno del Recovery Fund, della comunità europea, quindi io penso che mai come in questo momento, se noi ci facciamo trovare pronti, potremmo cogliere questa occasione. Sindaco, però un'ultima domanda, il problema del rifacimento cammina insieme a quello delle scogliere, perché altrimenti se si va a rinfoltire una spiaggia, ma che poi puntualmente dopo pochi anni viene nuovamente risucchiata dal mare, si rischia di tornare punto a capo in poco tempo. Beh, sicuramente il rifacimento è un tipo di intervento molto delicato e proprio per questo la progettazione costa tanto, proprio per questo intervengono più settori, molte conoscenze a livello di progettazione. Poi chiaramente tutti siamo portati a commentare il rifacimento sull'isola d'Ischia, ma soprattutto da quando è stata rifatta la spiaggia dei Maronti, io voglio modestamente, sommessamente far notare che sono passati 19 anni, che la spiaggia tutto sommato è ancora lì e che 19 anni fa la spiaggia non c'era più. Poi se qualcosa non ha funzionato, io non sono un tecnico, però sicuramente in un progetto di rifacimento così complesso non è che bisogna pensare alla spiaggia e alla scogliera per difendere la spiaggia, anzi tante volte il rifacimento cozza proprio con la realizzazione di scogliere. Tutto questo chiaramente parte da uno studio serio che deve dimostrare che la sabbia messa in quella quantità, in quel posto, con quelle correnti, con quel modo ondoso sicuramente può tenere. Questo però attiene ai tecnici. Noi adesso quello che dobbiamo fare è sforzarci come amministrazioni comunali di andare a individuare i punti critici, affiancare la società di progettazione anche con un tecnico che possa rappresentare le 6 municipalità e quindi non portare al tavolo solo i desiderata dei sindaci, ma soprattutto affiancarli con argomentazioni tecnico-scientifiche puntuali affinché possiamo sbagliare quando meno è possibile, ma soprattutto possiamo mirare a rimettere in piedi un settore così importante e vitale per l'economia turistica dell'isola d'Ischia.